Ci spiega un attimo come si è arrivati a questa decisione. Beh, è ancora un po' presto. Adesso, quando faremo la conferenza stampa, spiegheremo insomma due cosette. Cosa non andava? Perché tutti sono rimasti un po' sorpresi dal fatto al che momento, questo esonero arriva dopo una vittoria. Beh, sicuramente è stata una vittoria, però una vittoria sofferta, con poco gioco. Sicuramente è una cosa che si trascina insomma da un po'. Il fatto che la squadra si era dimostrata in qualche modo vicina all'allenatore non ha indotto il presidente insomma a rivedere quella che era una decisione, ha detto lui, già presa? Ma sì, era una decisione non già presa sicuramente, però è stata valutata dopo la partita. Non dimentichiamo che hanno avuto 3-4 palle gol limpide, quindi è stata una partita molto sofferta. Io credo che forse faccia ancora più onore anche allo stesso tecnico essere esonerato con una vittoria e non con una sconfitta. Ripeto, c'erano magari delle vedute un po' diverse, la società, il presidente non era pienamente soddisfatto del suo operato e siamo arrivati a questo. Ha sentito Iachini? L'ho chiamato, era occupato, proverò a chiamarlo anche adesso. Ballardini invece cosa può dare al Palermo? Ma vedremo, Ballardini il presidente già lo conosce per averlo già avuto e quindi credo che meglio di lui non nessuno può sapere cosa può dare al Palermo. E se è arrivato a questa decisione è stata una decisione ponderata e voluta.